Allora, con questo video concludiamo il corso di storia di quest'anno. Allora, vi ricordo che al primo video ho allegato le pagine del mio libro che trovate sulla pagina didattica del registro elettronico con i nomi di fotoparagrafo 1, fotoparagrafo 2. Invece a questo video allego le foto sempre del mio libro dei paragrafi 3, 4 e 5. Vi conviene non perdere tempo a studiare dal libro che abbiamo noi in adozione, ma se studiate dal mio libro è molto meglio, è fatto meglio. Allora, nell'altro video finivo dicendo che Alessandro Magno muore nel 323 a.C. a soli 33 anni per una febbre. Evidentemente aveva preso il virus della malaria. Ok, allora vediamo che cosa succede dopo la sua morte. Dopo la sua morte, il regno viene diviso in tante parti, perché non c'è più una persona capace, come era stato Filippo II il Macedone e Alessandro Magno, capace di governare un impero così vasto. Allora, si formano tanti piccoli regni che noi chiamiamo monarchie ellenistiche. Si formano tanti regni che noi chiamiamo monarchie ellenistiche e vengono tenute da dei poteri, come dire, monarchici, cioè vengono governati da veri e propri sovrani. I sovrani, attenti, che governeranno le parti in cui sarà diviso l'impero di Alessandro Magno si chiamano con il nome comune di diadochi. Quindi il diadoco è un successore di Alessandro Magno, i diadochi. Allora, sotto Alessandro Magno l'impero aveva conosciuto un rapidissimo sviluppo. C'era stata una politica monetaria tesa a dare valore alla moneta, coniandola solo in argento o solo in oro, quindi la moneta che ha più valore intrinseco. Ovviamente i commerci non erano mancati, il commercio era fiorente, era stato fiorente sotto Alessandro Magno e la ricchezza dell'impero macedone era stata anche dovuta alle incredibili ricchezze che l'esercito portava al re, quindi ad Alessandro Magno, tutte le volte che conquistava un nuovo pezzo di terra, conquistava un nuovo popolo e bottinava qualcosa. Quindi l'impero macedone si arricchì notevolmente. Morto Alessandro Magno, ecco, però, anche se vengono divisi i regni dati a più persone, ai diadochi, appunto, rimane una coesione fortissima culturale, una coesione linguistica soprattutto. La lingua comune di questa globalizzazione ellenistica era il greco, ovviamente. Il greco era la koinè. Koinè è un termine greco che appunto significa lingua comune. Cioè, dovete in pratica
far finta di studiare la globalizzazione attuale che è avvenuta con una coiné comune che è la lingua inglese. Ecco, lo stesso fenomeno. Infatti io vi ricordo che quando vi ho parlato in geografia della globalizzazione, io vi ho detto che il termine forse è stato coniato recentemente, ma il fenomeno è sempre esistito. Tutte le volte che veniva messo su un impero, c'era sempre una fusione di popoli, fusione di usi, costumi, scambio di conoscenze però c'era sempre la lingua comune. In questo momento, nell'impero formato da Alessandro Magno, quindi l'impero macedone, la lingua comune fu il greco. Allora, qui trovate una serie di nomi che sono i nomi dei diadochi. Quindi queste monarchie ellenistiche furono, per esempio, il regno dei Seleucidi, che comprendeva l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia, la Siria e la Mesopotamia, cioè l'attuale Iraq. Poi nel piccolo regno di Pergamo, in Asia Minore, in Anatolia, quindi in Asia Minore, ci fu il re Attalo I che diede inizio alla dinastia degli Attalidi. Nella Bactriana, che sarebbe l'attuale Afghanistan, ci fu un altro diadoco, poi ancora si formò il regno dei Parti fra il fiume Eufrate e l'Indo, quindi fra l'attuale Iraq e l'attuale India, il regno di Macedonia rimase. Praticamente la Macedonia torna ad essere un piccolo regno come era partito con Filippo II. Ok. Però la monarchia ellenistica più potente che si formò fu quella egiziana, con a capo un generale, Tolomeo I. L'Egitto continuò ad avere quindi i faraoni e Tolomeo I dà inizio alla famosa dinastia dei Tolomei, che durerà, questo ve l'ho sempre detto, fino al 31 a.C., quando l'ultimo faraone sarà una donna, la regina Cleopatra, che sposerà suo fratello, un bambino praticamente, anche giovanissimo, Tolomeo. Questo sarà l'ultimo dei Tolomei. Poi sapete bene che l'Egitto viene assorbito da Roma. Cleopatra si è suicidata quando il suo amante Marcantonio è stato sconfitto, e quindi l'Egitto finisce così nel 31 a.C. Ma voglio dire, di tutte queste monarchie che si formano dallo smembramento dell'impero macedone di Alessandro Magno, la più importante fu quella in Egitto, appunto, con la dinastia dei Tolomei. Allora, in questa fase, ecco, si parla di ellenismo. Non ripeto di nuovo la differenza fra l'aggettivo greco ed ellenistico e vado avanti. Allora, ci fu un progresso enorme in tutti i settori. Vediamo intanto cosa è successo
alle altre città della Grecia. Allora, Sparta non era più la potenza di un tempo, diventò un semplice piccolo centro regionale, la regione del Peloponneso, lo sappiamo. Atene divenne un centro commerciale non più di prima importanza, ma secondario, anche se restò vivo ad Atene l'impulso culturale, ecco. E divenne però più famosa l'isola di Rodi, situata nel Mar Egeo che guarda verso l'Egitto. Allora, la domanda è: ma l'aver affidato tutte queste parti dell'impero macedone ai singoli diadochi politicamente smembrò subito l'impero? No, i primi tempi no. Diciamo, il controllo su tutti questi nuovi stati lo mantennero per alcuni anni gli stessi greci. E quando dico greci, dico veramente greci, nel senso che ricordate la conquista di Filippo II che aveva conquistato la Grecia per usufruire della sua potenza. Ebbene sì, anche in questa fase non sono tanto i macedoni ad operare un controllo su quello che era diventato l'impero, ma si servono dei greci, soprattutto dei discendenti di quei soldati che avevano aiutato Alessandro Magno nella sua conquista. Quindi questo rimane delle antiche polis, ecco. Per alcuni anni lo Stato esercitava un controllo assoluto su ogni settore, soprattutto sull'esercito e sulla politica estera, ma anche sulle attività culturali e sull'economia. Ma questa cosa poi non andò tanto avanti, perché i diadochi cominciarono a liberarsi del controllo dall'alto dei greci e trasformarono la zona di territorio che avevano avuto in veri e propri regni personali. Rimase l'elemento culturale che li univa ad unirli, rimase l'elemento culturale, al punto che questa è una cosa bellissima, no? Imparate questa frase. Al punto che quando tutto questo vasto impero sarà assorbito dall'impero romano, i romani stessi si renderanno conto di una cosa. Si renderanno conto di essere stati catturati dalla cultura greca. Cioè, la frase è: Grecia capta Cepit ferum victorem. La Grecia conquistata, capta significa presa, conquistata, è il participio passato del verbo capio. La Grecia conquistata, Cepit è il perfetto, conquistò, sottinteso a sua volta, ferum victorem. Ferum non è feroce, ma è anche grezzo, ruvido, incivile. Conquistò l'incivile, il ruvido vincitore. Spiego meglio: quando dopo, ecco, dopo che l'impero di Alessandro Magno sarà stato
smembrato in tanti piccoli regni, in seguito sarà conquistato da Roma. E gli studiosi, gli storici romani coniarono questa frase. Quindi la Grecia conquistata dai romani conquistò a sua volta i romani come culturalmente. Perché ricordate bene che Roma è sempre stata che i romani sono sempre stati un popolo pragmatico che costruivano strade, ponti, acquedotti che politicamente erano forti, soprattutto nel periodo della Repubblica, però signori, dal punto di vista culturale, erano inferiori all'inizio ai greci, non conoscevano la filosofia, che è una cosa prettamente greca, che anche per le scoperte scientifiche, matematiche, la Grecia era avanti a Roma. E per esempio la retorica, che è la scienza che ti dice come devi fare. Come devi formare un oratore, cioè come si fanno i discorsi in pubblico, eccetera. Tutto questo veniva dalla Grecia che conquistò Roma. Negli altri due paragrafi trovate il concetto di cosmopolitismo. E sì, con la globalizzazione greca attuata da Alessandro Magno, si parla già di cosmopolitismo, cioè cosmopolita è la persona che si sente cittadino del mondo. Quindi il cosmopolitismo è quel movimento di pensiero che intende avere tutto il mondo come un unico popolo, come un unico paese in pratica, vero? È solo che qui c'è un problema, che per i greci la cosa non fu tanto simpatica per le città che nella Grecia erano state potenti. Vi ricordate che nella polis la persona era cittadino della polis, mentre con la globalizzazione di Alessandro Magno, quindi con l'impero macedone, la persona non era più cittadino, ma era suddito, cioè era sottoposto ad un potere di tipo monarchico. Troverete questo. Vedrete anche, siamo nel paragrafo 4 del mio libro, troverete anche che ci furono delle nuove città, e sì, perché quando Alessandro Magno arrivava a conquistare un nuovo territorio, un nuovo popolo fondava anche le sue città, e credo di aver detto che un bel po' di città al mondo si chiamano Alessandria. Apro una piccola parentesi, non Alessandria in Piemonte, quella non c'entra niente, quella ha preso il nome da un papa, non c'entra niente. Le altre città che nel mondo portano il nome di Alessandria lo devono ad Alessandro Magno. La religione, la filosofia di questo paragrafo, vi spiego appunto che le religioni di ogni popolo, quando c'è il fenomeno della globalizzazione, si fondono fra di loro, ovviamente. Cioè una divinità finisce per essere associata alla divinità di un altro popolo. E questo fenomeno si chiama sincretismo religioso. Sincretismo è una parola di origine greca che significa fusione, sin, assieme, fondere assieme. Quindi nascono delle nuove divinità che sono la fusione di divinità di altri popoli insieme con quelle del proprio popolo.
E attenzione anche ad una cosa, per quanto riguarda la filosofia, prima di questo periodo ci sono stati i filosofi, i grandi filosofi, per esempio Socrate, e poi Platone, da Platone verrà fuori Aristotele. Sono l'uno discepolo dell'altro e sono filosofi che indagano sui grossi temi esistenziali, chi è l'uomo, dove va, il suo destino, che cosa è giusto, che cosa è bello, cos'è il vero, la verità, eccetera. In questo periodo invece nascono delle scuole di pensiero filosofico che invece si chiedono quale sia il metodo perché l'umanità sia felice in questo mondo. E quindi vi premetto che questi argomenti di filosofia li farete in terza. E quindi nascono l'epicureismo, lo stoicismo, lo scetticismo. Sono tutte correnti filosofiche che mirano a dare consigli pratici per essere sereni, felici già in questo mondo. Anzi, alcune di queste scuole di pensiero non si pongono proprio il problema dell'aldilà, ma ragionano e pensano su tutto ciò che è terreno e non ultraterreno. Poi c'è la ricerca filologica. La filologia che cos'è? È praticamente la scienza che studia, per esempio, l'origine e l'evoluzione delle parole. E come? Per esempio, studiando un'opera letteraria, per esempio, la filologia si occupa di vedere, per esempio, se è stata un'opera ricopiata più volte a mano, cos'è successo, quali trasformazioni sono avvenute nell'opera stessa, come è cambiata una frase, una parola. Quindi diciamo che lo studio di tutto ciò che è successo sia a livello linguistico che in genere formale in un'opera, ma di questo dovrò parlarvi meglio e più approfonditamente il prossimo anno. Ecco, sempre nel paragrafo 4 c'è questo ricordarvi che l'Antico Testamento, quindi la Bibbia, fu in pratica, attenti che stando noi qui nel quarto, terzo, secondo secolo avanti Cristo, il Nuovo Testamento non esiste perché non è ancora nato Cristo. Il Vangelo quindi non c'è. L'Antico Testamento, quindi la Bibbia ebraica, viene tradotta per la prima volta dall'ebraico in greco. Viene tradotta da una commissione di 70 studiosi e questa si chiama versione Dei 70. Quindi quando sentite parlare di questa versione Dei 70, sappiate che è la Bibbia, l'Antico Testamento, tradotto dall'ebraico in greco antico. Nel paragrafo 5 vi date una lettura, vi parla della medicina che in Grecia in quel periodo ebbe un notevole sviluppo, soprattutto per il fatto che incominciarono a dissezionare i cadaveri per finalmente vedere nel nostro corpo che cosa è, che cosa c'è. C'è
diciamo, questa novità, dissezionavano i cadaveri per studiare i vari apparati del corpo umano. Ci sono anche scoperte geometriche, soprattutto da parte di Euclide, la cui importanza è quella di aver dato un sistema, ecco, il cosiddetto sistema euclideo, geometria euclidea. Archimede con le sue scoperte di fisica, soprattutto. E vabbè, abbreviamo così. E qui nel paragrafo 5 del mio libro c'è però, diciamo, qualcosa che non mi piace, alla quale non presto molto fede, cioè che tutte le scoperte di tipo scientifico, tecnico, non venivano poi, non diventavano patrimonio di tutti, ma rimanevano a livello di conoscenza. Ecco, qui io ho un po' di dubbi in questo concetto. Invece, accetto il concetto che per quanto riguarda il sapere, ecco, chi era la persona colta all'epoca in questa civiltà? Era la persona che si occupava degli studi letterari, filosofici, umanistici, mentre le scoperte scientifiche venivano ritenute solo strumento. Venivano ritenute solo utili alla vita quotidiana, per esempio a costruire edifici, ponti, eccetera. Ecco, diciamo che questa parte, questo paragrafo 5, leggetelo soltanto perché meriterebbe una trattazione migliore. Per quanto concerne la suddivisione dell'impero di Alessandro Magno, in parti, con a capo i diadochi, consultate la cartina del nostro libro, che cartina che si trova a pagina 218, perché è fatta abbastanza bene. Non vi allego quella del mio libro.